E oggi una puntata speciale in onda su Padre Pio TV dedicata ai giovani. Saremo in dialogo con loro a proposito di alternanza scuola-lavoro e a proposito di sinodo, sinodo dei giovani. Con me l'insegnante del liceo Roncalli di Manfredonia che ha accompagnato la sua classe sì. e insieme hanno vissuto questa bella esperienza. Sì, abbiamo deciso di fare un'esperienza diversa eh, parlando di, qualcosa che, di un argomento che i ragazzi non conoscevano e abbiamo deciso anche di fare un'esperienza in una televisione locale, eh, diciamo che è una bella realtà che abbiamo qui, eh, qui vicino e abbiamo accomunato le due cose, la comunicazione e anche la conoscenza di un argomento nuovo. Perfetto, Maria Antonietta di sabato, l'avete la già insomma, ascoltata, non è soltanto insegnante ma è anche giornalista. Quindi sei anche nel settore della comunicazione. Non a caso abbiamo scelto questo, perfetto, questo perfetto. tipo di alternanza. Bene. Raggiungiamo i nostri ragazzi dall'altra parte dello studio, prego Maria Antonietta, Grazie. la poltroncina è tua, Bentrovato Don Pasquale. Ben Bentrova, trovata a te Anna Maria, ben trovata a voi, ben trovata a te e ai ragazzi che abbiamo oggi qui ospiti. Ecco, li vuoi speciali. presentare tu? È una classe del liceo Roncalli? È una classe del liceo Roncalli, siamo all'ultimo anno, il quinto anno, l'anno degli esami, mm -hmm. l'anno delle grandi decisioni e vedo che questi ragazzi sono molto lanciati comunque in quello che hanno fatto eh, e sì. speriamo che conservino lo stesso slancio anche per il futuro. Hai avuto modo di conoscerli quando le telecamere erano ancora spente. A telecamere spente, sì, giusto. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Chi vi ha accolti, insomma, è preparato anche sull'argomento. Don Pasquale Pio di Fiore è qui a San Giovanni Rotondo da poco sacerdote e si occupa di Azione Cattolica, ragazzi. E vice assistente diocesano. Precisamente perfetto. Allora, noi eh, con Maria Antonietta, la vostra insegnante, una dei vostri insegnanti, abbiamo già un po' introdotto il tema. L'idea dell'alternanza scuola-lavoro è un'idea che funziona a scuola. Beh, Diciamo che in alcuni, in alcuni momenti sì, eh, perché i ragazzi hanno la possibilità di conoscere diversi ambienti lavorativi e magari in questo modo riescono anche a, a scoprirsi perché magari eh, non avevano idea di cosa si facesse in, in una televisione nel nostro caso, mm -hmm. perché loro non, non si aspettavano a... Prendiamo in esame il nostro caso. Loro quando hanno, hanno saputo, quando gli ho comunicato che saremmo venuti a fare questa esperienza a Padre Pio TV eh, erano prevenuti perché ma come? Padre Pio TV ma che cosa faranno lì? Che cosa? Eh, non avevano idea neanche di come fossero fatti degli studi televisivi. E quindi portarli qui, fargli scoprire che Padre Pio TV non è una televisione qualsiasi, che non è una, un posto dove si trasmette solo la messa o, o le immagini di Padre Pio, ma è una televisione attiva, anche il fatto di vedere gli studi, come sono realizzati. Um, Massimo Nocco ci ha tenuto una bella lezione su come si realizzano le video interviste, eh, su come si realizzavano prima e eh, su come si realizzano oggi con i nuovi mezzi tecnologici. Loro si sono resi conto che eh, quello che loro vedono in televisione ha un retro. Che, è, che sono gli studi televisivi. E quindi eh, hanno cominciato a sì. mettere i primi passi. <coughs> Dopo tutto l'alternanza serve, serve proprio a proprio questo, a, questo no? a dare un po' anche gli strumenti per certo. capire cosa fare nel futuro, ehm, Assolutamente. Mh, per fargli avere qualche desiderio in più, perché magari si è limitati fino a quel punto. Quindi hanno conosciuto l'ambito della comunicazione, Padre Pio TV è una bella realtà, noi ci occupiamo anche di giovani, quindi è vero quello che dice sì. la professoressa, non è soltanto la messa in onda di celebrazioni, di momenti di preghiera, quello ci sta e, 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 e ci deve essere, però diamo voce anche ai tanti giovani e Don Pasquale ne sa qualcosa, perché ci siamo ritrovati anche a parlare insieme in un altro programma, in un altro nostro spazio, del Sinodo dei Giovani, che poi è stato anche il tema certo. proposto ai ragazzi. Mm -hmm. Il, il sinodo dei giovani che è ormai è arrivato alla conclusione, abbiamo avuto anche sì. l'esortazione apostolica lo scorso 2 aprile. Lo scorso 2 aprile abbiamo avuto la gioia di vedere accolto questo documento finale che il Papa ci ha consegnato dal titolo assolutamente emblematico Christus vivit, Cristo vive e vive specialmente nell'esperienza dei giovani, Cristo è stato giovane, è giovane e vuole trasmettere questa sua giovinezza a tutta la Chiesa, che in genere nella mentalità dei ragazzi corrisponde più che altro all'edificio fisico, alle quattro mura all'interno delle quali si svolgono celebrazioni, liturgie, anche in una maniera abbastanza noiosa, devo dire, certe Molte volte arriva volte. un po' così. Però Cristo vive nella Chiesa che siamo noi, e il Sinodo esprime proprio questo movimento, questo dinamismo di popolo che cammina e che progredisce anche nella conoscenza di Dio e nella conoscenza di quello che Lui ci insegna. E questa volta il Papa ha voluto um, rilanciare l'argomento giovani perché la Chiesa è giovane, vuole continuare ad essere giovane così come l'aveva pensata un po' di anni fa anche Giovanni Paolo II quando ha inventato la, la celebrazione delle GMG a mm -hmm. livello mondiale, per dire che cosa? Per dire che la Chiesa deve sempre conservare questa giovinezza interiore che non può perdere anche nel corso, anche nel corso dei secoli, <ride> nel corso degli anni, ha sempre da dire qualcosa di buono alle nuove generazioni e di questo buono noi vogliamo sempre farne tesoro. Ecco, non so se siete stati attenti, speriamo di sì. Emerge anche la frase clue, se vogliamo, riferita ai giovani, da parte di Papa Francesco: "Voi siete l'adesso". Voi siete l'adesso di, di Dio. Dio. Quindi non tanto il futuro, sicuro il futuro, ma anche l'adesso, siete, siete qui adesso ed è qui e adesso che dovete cominciare a operare, a sognare, a desiderare. Comunicatelo a quelli un po' più anziani <ride> e quindi lavoreremo insieme, cammineremo insieme. Loro hanno, hanno avuto un compito Maria Antonietta. Sì, hanno avuto il compito di fare un'inchiesta, cioè eh, scoprire quanto i giovani ne sapevano riguardo al Sinodo. Mm. E diciamo che i risultati sono stati. S lo vedremo? Stati, sì, sì, lo vedremo, ma intanto che, intanto che loro hanno dovuto chiedere agli altri, si sono dovuti preparare anche loro, perché ecco. erano loro i primi a non saperlo. Quindi abbiamo, abbiamo interpellato Don Salvatore Miscio, che è stato così carino a venire a scuola da noi e a fare una lezione sul sinodo e a illuminarli, <ride> diciamo così. Perché fino ad allora forse erano un po' all'oscuro. Sì, di, eh, erano completamente all'oscuro, non ne sapevano niente, dovendo fare... Eh, Un'intervista dovendo chiedere ai loro coetanei o ragazzi più grandi di loro cos'era il Sinodo, dovevano essere un minimo preparati eh certo. e quindi hanno realizzato delle video interviste con i loro telefonini, eh, chiedendo ai ragazzi cos'è il Sinodo. Se vai in Chiesa, eh, se, se lo conosci, eh, dove ne hai sentito parlare. E, e, è venuto fuori un venuto bel, bel lavoro: un Complimenti bel lavoro sì. prima di tutto. Però diciamolo che anche questo mestiere, quello del giornalismo, non è poi, il eh, giornalista non è il tuttologo, non deve sapere tutto, non so se Maria certo, Antonietta sì. è d'accordo con me, sì, cioè, sì. perché il giornalista deve anche, anche essere un po' spinto dalla curiosità. Alcune domande vengono proprio perché non si conoscono le risposte, quindi fa ancora più piacere a chi ascolta dall'altra parte. Ecco, eh, ci si immedesima nello, nel telespettatore, nello spettatore o colui che legge, insomma in qualsiasi modo in forma di comunicazione, portare quello che lui, a lui magari interessa. Ascoltiamo il primo contributo, quindi chiedo alla regia di mandare il primo contributo e sentiamo che cosa vi hanno risposto i vostri amici. Poi intervenite voi, eh, preparatevi. Ciao. Come ti chiami? Francesca. Quanti anni hai? 19. Diciamo, no. Sai cos'è il sinodo? No. 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 Quanti anni hai? 17. Viviana, sapresti dirmi cos'è un sinodo? No. No. No? No. 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 Federica. Quanti anni hai? 17. Studi. Sì. Sapresti dirmi cos'è un sinodo? No. 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 Una raccolta di no. Tutti non conoscevano il Sinodo, voi li avete intercettati, magari siete andati anche un po' a senso, a fiuto. Eh, li abbiamo messi tutti insieme, no? Però ci sono anche sì, voglio rassicurare quelli che ci seguono da casa. Qualcuno conosceva il Sinodo. Però ci fermiamo qualche istante e ritorniamo subito dopo per commentare con i ragazzi. Bene, eh, ci sono stati già dei commenti, eh, i ragazzi che hanno intercettato queste risposte sono qui nei nostri studi. Allora, parto subito da Sara. Quali difficoltà hai avuto a, ad intervistare i tuoi amici? Perché non tutti erano d'accordo, no? vedere un po' quest'arma, questo microfono, questa telecamera che poi era un cellulare, eh, spaventa un po'. Poi l'idea di essere commentati, di andare in onda, è anche una cosa nuova. Come l'hanno presa? Innanzitutto buongiorno. A te. E, secondo me la prima difficoltà che ho incontrato è stata appunto quella di trovare le persone, perché non tutti si volevano far intervistare. Eh, dal momento che appunto o si approcciavano per la prima volta con la videocamera oppure perché appunto sentendo Telepadre Pio pensavano: ma cioè, dove che esco fuori? Eh, no? C'è certo. cioè, un po' di pregiudizi. Sì, sì. E, infatti mm -hmm. esistono questi pregiudizi. Però durante comunque interviste. Ci sono state anche altre difficoltà, cioè appunto eh, abbiamo dovuto rifare ad esempio per un'intervista 30 volte perché appunto l'emozione della prima volta oppure comunque non sapevano che cosa dire, cioè c'è stato anche questa diciamo difficoltà, ma anche eh, questo diciamo riscontro tra appunto chi intervistava e l'intervistato, anche se vi conoscevate forse. No, non, ah, non per forza. Sì, non... sì, sì. Ok. Quindi, insomma, un po' di titubanza in sì. questo senso. C'è un po' di pregiudizio, Don Pasquale, di fondo. Torniamo a noi, all'emittente cattolica, al nostro, alla nostra missione, quella insomma, di Padre Pio TV. Sì. Cerchiamo di evangelizzare anche attraverso eh, la telecamera, mezzi televisivi e... e Arriviamo da qualche parte, sì, è vero, però c'è ancora qualcuno che. Sì, che non forse. Apre sì, um, il pregiudizio io penso sia fondato non su delle motivazioni serie, su delle motivazioni reali, ma più che altro su una non conoscenza. Perché spesso eh, è vero, i pregiudizi ci sono, però eh, io penso che siano molto più importanti e molto più fondati i pregiudizi che si basano comunque sulla realtà. Perché eh, costruirsi un pregiudizio su una cosa che non conosciamo? Questo è molto difficile ed è qualcosa molto diffuso, specialmente oggi, quando per esempio apriamo i social e eh, prendiamo per vere anche delle notizie che poi in fondo si rivelano delle bufale, delle mm. fake news. Mm -hmm. Invece noi siamo chiamati a fare informazione, siamo chiamati a distribuire cose vere e cose buone agli altri, a prescindere che credano o no, perché la bontà delle cose risiede nelle cose stesse e non in noi che magari ne, ne veniamo a conoscenza. Quando una persona, un emittente nel caso nostro, è capace di dare delle cose buone, a prescindere che sia un'emittente cattolica o no, le cose buone le possono prendere tutti, tutti possono attingere a questa fonte di acqua perché tutti, in fondo, se si sentono debitori di una conoscenza a cui vogliono arrivare, tutti ne possono prendere tranquillamente. Quindi, benvenuto il pregiudizio fondato, benvenuto anche il rischio da parte di questi ragazzi che hanno comunque dovuto affrontare in certi casi anche dei no a cui magari loro stessi non sapevano rispondere. È vero, poi considerando il, il contributo che abbiamo ascoltato prima, in cui erano raccolti tutti i no a proposito del sinodo, ascolteremo quelli eh, in cui si dice che non si frequenta la Chiesa, quindi si è lontani da questo mondo, considerando tutto quello, ricordiamo che Padre Pio TV, lo ricordiamo a voi, ma anche a chi ci segue da casa, è, è anche destinato ai giovani in ricerca. Magari alcuni giovani non sono ancora non sanno ancora che, che strada prendere. Orientati, sì, forse. Esatto, quindi insomma li aiutiamo noi con eh, i contributi di Don Pasquale, di altri sacerdoti, tutti molto giovani, che ci invogliano anche a conoscere meglio la, la fede, la nostra fede e Dio stesso a seguirlo. Maria Antonietta, l'esperienza dei ragazzi a caldo tu l'hai raccolta mentre realizzavano queste interviste? Sì, le eh, difficoltà. Sì, sì, io sono stata a fianco a loro quando realizzavano le interviste che abbiamo fatto a scuola perché abbiamo scelto di eh, analizzare due campi diversi. Eh, la scuola, che riteniamo sia un ambiente un po' più eh, diciamo, protetto, dove si, ci si aspetta che i ragazzi conoscano qualcosa di più. E poi abbiamo scelto di andare fuori, di fare delle interviste fuori eh, a ragazzi che magari sono lontani dalla scuola da un po' di anni. E nella scuola io li ho seguiti, eh, sono andata con loro, a volte ho dovuto... Io stessa a convincere i ragazzi a sottoporsi all'intervista, perché come hanno detto loro, come ha era detto Sara, era un po' difficile, mm -hmm. quindi bisognava convincerli, bisognava dirgli che era una, un progetto un scolastico, un'inchiesta, un progetto scolastico per l'alternanza e quindi loro avevano la necessità di eh, intervistarli. E non ci interessava le risposte che ci avrebbero dato, ma l'importante era raccogliere questi dati. E quindi... Uh, è vero, ci sono tanti pregiudizi. Padre Pio tv, molti non la conoscono neanche. E sentono, sentono il nome di Padre Pio e pensano già a qualcosa di cattolico. E allora, siccome o qualcosa di. Il la sì, con l'età, esatto, di, di qualcosa vecchio, tra come, come molti pensano. Come ho detto prima, dove si trasmette la messa, si trasmettono le, eh, le dirette con il Papa e basta. E invece sono piazze, sono agora in cui si discute, mm. ci si confronta, si dialoga e voi insomma lo state cominciando a vedere. Ascoltiamo un altro contributo dove sono stati messi insieme tutti come dite voi giovani, ni, un po' no. Un, po, un sì. po' sì, qualcuno conosce, qualcuno frequenta, qualcuno non sa nulla, qualcuno... Don Pasquale. Ascoltiamo. Ma frequenti la chiesa? Uh, sì, a volte. Per solta? Sì. Quindi sei molto vicina al mondo religioso? Sì, diciamo. Hai mai saputo che c'era un sinodo sui giovani ad ottobre? No. Frequenti la chiesa? No. Vai qualche volta a messa? Sì, ogni tanto. Che rapporto hai con la religione? Sono credente, ma non frequento appunto tanto la chiesa. Uh, frequentavo. No, non lo so. Eh, sai che ce n'è stato uno per i giovani? No. Eh, vai in chiesa? Eh, occasionalmente. Sai che cos'è il sinodo? No. no. Sai che c'è stato un sinodo dedicato ai giovani? Mm, no. Credi in Dio? Sì. Qual è il tuo rapporto con la chiesa? Non ci vado spesso, solitamente quando si parla di messe di una la messa di Natale, quella di Pasqua o una comunione. Ecco qua, e c'è il sorrisino che scappa a tutti noi qua, che insomma ascoltiamo anche alcuni anche per la prima volta. Don Pasquale, per esempio. Allora, uh, Michele a te. Cosa ti ha dato questa esperienza? Avevi un microfono, un'arma in mano, che era il cellulare, insomma, usato come telecamera. Co come ti ha cambiato? Ti ha formato? Ti sei sentito più grande, importante, da dall'altra parte, insomma? Che come ci si sente? Sì, innanzitutto volevo ringraziare a voi, a Telepatripio, per Quanto questa grande carino. opportunità <ride> che ci state dando. Eh, comunque, sì, eh, è stato molto complicato, specialmente perché non sei mai... Cosa rispondono i giovani? Quindi devi anche essere pronto a prendere il momento esatto di que, di, del sì o, uh -huh. del, o dell'eventuale no. Eh, però è stata un'emozione che è piaciuta molto, penso anche al nome della classe: è piaciuta molto e siamo molto contenti di questa esperienza che, che abbiamo fatto. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti un po' tutti. Bene, noi siamo soddisfatti anche del lavoro svolto, del lavoro fatto. Don Pasquale, abbiamo sentito questi contributi raccolti da loro, dai giovani in cui insomma, esprimevano il loro, la loro titubanza. C'è un po' di incertezza nel credere, nel frequentare, nel, nella conoscenza anche in questo caso del Sinodo, questo evento che riguardava proprio i giovani e loro... Sì, non le un po' di incertezza sì, si sente, anche un po' di disinformazione in questo senso, anche se l'evento del Sinodo è stato più volte sponsorizzato nel corso di questi ultimi anni perché non è stato un evento che è uscito da un giorno all'altro, ma era uh, un desiderio che il Papa covava nel cuore mm. da un po' di anni a questa parte e adesso l'esigenza è venuta fuori in un momento storico preciso in cui uh, le nuove generazioni fanno un po' fatica a uh, mettersi alla ricerca della fede, forse perché si è pieni di tanto altro, la vita è piena di tanti altri impegni, di tante altre cose e quindi per quanto riguarda l'ambito della fede un po' si vive nella superficialità. Ho sentito anche, pare sia un dato emerso un po' da queste interviste, che c'è ancora molta titubanza nel credere anche al percorso che la Chiesa propone di fare ai giovani, secondo una vecchia concezione per cui Dio sì, Gesù sì, Chiesa no. Ma ecco, noi sappiamo che le due cose non si possono dividere perché noi incontriamo Gesù attraverso gli altri, attraverso chi condivide il nostro stesso cammino, anche nell'incertezza, anche nella titubanza. E dividere la Chiesa da Gesù significa privarsi di un bene che gli altri fratelli ci possono dare. Quindi potrebbe essere anche una proposta allettante, ma è una proposta che non impegna, è una proposta che non coinvolge pienamente perché nella la Chiesa insieme agli altri bisogna schierarsi, bisogna coinvolgersi. E in questo tempo in cui magari noi abbiamo bisogno di essere e di sentirci più più in mezzo al popolo, penso che il, il vivere all'interno di una comunità e di una comunità cristiana possa essere un grande, un grande um, trampolino di lancio perché questi giovani possono, possano trovare la loro strada qualunque essa sia. Bene, l'avete recepito questo messaggio? Mm, poi vi interroghiamo nel, durante il corso della nostra puntata. Angelica o Girolamo, abbiamo ascoltato questi, queste incertezze. Adesso stiamo per ascoltare tutti i sì di quelli che partecipano, di quelli che credono, di quelli che frequentano, di quelli che conoscono le varie realtà. A voi che cosa è capitato maggiormente di sentirvi dire sì o no? Eh, buongiorno innanzitutto. Eh, Buongiorno uh, per a te, per poi ci riguarda... ringraziamo tutti, eh, sì. alla fine. Uh, per quel che mi riguarda, la maggior parte dei, delle persone che ho intervistato erano amici che comunque hanno un rapporto piuttosto stretto con quella che è la, la loro parrocchia. E quindi, oltre a sapere cos'è il sinodo, uh, andavano anche molto spesso, uh, comunque uh, credono. Mm -hmm. um, quindi erano un po' pratici sì, per quel che, pratici, per quel che mi riguarda i no erano, erano in netto svantaggio rispetto ai sì mm. però questa è una cosa che appunto riguarda solo le mie conoscenze per, per molti altri po potrebbero anche essere stati molto di più i no che i sì perfetto, e ti faccio una domanda personale tu cosa avresti risposto, sì o no Io avrei al sinodo? Mm, prima di essere stato preparato avrei risposto no, sì al, sin <ride> sì, al <ride> sinodo <ride> che... Ecco, se, questa se è la classica la domanda del giornalista stupida, <ride> perché si sa insomma che dopo aver preso la mano uno si informa o comunque viene a conoscenza di tante cose, è giusto anche sapere questo. Grazie Girona, eh, era, era a me la domanda eh, stupida, quella che ho fatto io, eh. non a te, <ride> voi fate sempre tutto giusto. Ci fermiamo qualche istante, ascoltiamo poi tutti i sì raccolti per strada e continuiamo a commentare. Dunque, siamo arrivati ai sì, mh, alle bellezze della nostra, in questo caso della nostra scuola, il liceo Roncalli di Manfredonia, che ha partecipato a questa alternanza scuola-lavoro proprio nel settore della comunicazione. E mettendo insieme comunicazione, fede, religione, insomma, si arriva poi a un risultato, a tirare le somme. Intanto, però, come abbiamo già anticipato, ascoltiamo tutti i sì raccolti. Ecco, vediamo che cosa viene fuori. Quanti anni avete? 18. Frequentate la chiesa? Sì Quanto spesso ci andate? Ogni domenica Sapete del sinodo? Uh, sì, ne ho sentito parlare, però non so bene di cosa si tratti Io non ne ho mai sentito parlare Del sinodo riguardo i giovani? No, neanche Che rapporto avete con la fede? Quando ero piccolina frequentavo molto la parrocchia, grazie anche alla mia famiglia che è sempre stata molto credente. Col passare del tempo, con alcuni avvenimenti però mi sono un po' allontanata e spero di ritornare a sentire Dio vicino come quando ero piccolina. Io invece mi sono avvicinata alla chiesa in quest'ultimo periodo e sto cercando di rafforzare il mio rapporto con Dio. Beh, sì, diciamo che io sono un cristiano, perciò vado a messa tutte le domeniche, almeno quando posso. E... Cerco di pregare quando più possibile e quindi si può dire in generale che ho un buon rapporto con la Chiesa e in generale con la mia religione. Sai che cos'è il sinodo? Sì. Sapresti dirmi cos'è? Beh, sì, è un'assemblea dei vescovi. Sì, è un insieme di comunità del, della Chiesa Cattolica dove si incontrano vescovi e sacerdoti per parlare dei propri problemi. Sei sì, a conoscenza che c'è stato un sinodo per i giovani? Eh, no. Frequenti la Chiesa? Sì. Eh, quanto spesso? Diciamo non tanto, però alle festività. Sì, il sinodo è un, un incontro fra tutti i rappresentanti delle chiese che discutono di vari problemi, insomma. Vari problemi. Ah, lei frequenta la chiesa quindi? Non, non proprio, sì e no. Più no che sì. Quindi non per scelta, ma... Ah, sì, per scelta, cioè non ho questa vocazione spirituale. È un'assemblea in cui ci sono vescovi e sacerdoti. Sai che c'è stato un sinodo per i giovani? No. È un incontro che diciamo, il Papa ha organizzato insieme ai vescovi di tutte le diocesi della Puglia, in quale hanno deciso alcuni argomenti da affrontare. Eh, sai cosa, quali sono state le tematiche? Sì, eh, la fede, eh, la fede dei giovani, come interagire con la chiesa per far scaturire ogn ognuno di loro delle importanze per eh, la propria vita. Sai quali sono state le conclusioni? Più o meno eh, sì. Eh, vai in chiesa? Sì. Con quale, in quale tre Allora, io sono ben sette anni fa, ho scelto di entrare in seminario per scoprire un po' in più della, delle alcune domande che mi ero proposto all'inizio. Ecco! e Lasciamo il punto interrogativo. Poi le risposte a queste domande si trovano, Don Pasquale. Sì, si trovano se si se... domande di senso. Certo, domande... Ah. certo che si trovano. La strada è sempre aperta, bisogna solamente iniziare, decidersi, di mettersi alla ricerca. Tutto qua. È quella la chiave, la soluzione di tutto: Insomma, iniziare, mettere il primo passo. Noi speriamo di esserci riusciti anche con loro speriamo. che sono qua. Vado subito da Angelica, che ha già pronto il gelato tra le mani, eccola qua. Raccogliamo un po' le tue sensazioni. Alla fine viene fuori anche un altro tema, perché mettendo insieme non può che venire fuori il fatto che anche voi non sapevate prima di affrontarlo questo discorso che cosa fosse un sinodo. Quanto è importante, quanto ha inciso la scuola sulla vostra conoscenza? L'ora di religione, l'importanza dell'ora dell di religione, eh, a che punto è? Allora, buongiorno. Eh, diciamo che la scuola non, eh, non incide granché sulla nostra formazione <ride> religiosa, sulla nostra informazione, sulla nostra conoscenza riguardo la Chiesa e altro. la fede mm -hmm. e tutto ciò che concerne quella sfera. Per cui sì, diciamo, sarebbe interessante... Se le ore di religione fossero più formative in questo senso, magari. Poiché comunque sono. Sì, sono senza dubbio ore piacevoli, perché comunque si, si parla anche con la professoressa di determinate tematiche, però sarebbe più interessante magari farlo in maniera più approfondita. Magari si resta un po' superficiali. Sì. Vorresti andare un po' più a fondo, ecco, magari. Questo significa anche ascoltare i giovani, no? le loro richieste, poi l'obiettivo del Sinodo dei giovani che ha voluto insomma, ardentemente Papa Francesco. È importante ascoltare le loro richieste, ciò che a loro manca, per poi costruire e mettere su qualcosa che a loro sia utile. Hai detto bene: partire da ciò che a loro manca mm -hmm. è l'amiccio di ogni desiderio, è dal desiderio che viene fuori anche l'uomo religioso perché la. La religiosità intesa come legame con l'assoluto, come volontà di spingersi sempre oltre i propri limiti, fa parte della nostra struttura antropologica. Non ne possiamo fare a meno a meno che con una scelta libera, consapevole e dunque eh, forte noi, noi vi rinunciamo. Ma è, sarebbe privarsi di un qualcosa di, di strutturante, di fondamentale. Sarebbe come eh, tagliare eh, i ponti con... Eh, l'aldilà, ma l'aldilà inteso non come un mondo ultraterreno, ma come quel posto dove eh, quindi quel luogo, anche quel luogo interiore no, dove noi possiamo trovare la verità di noi stessi e la possiamo trovare solo in rapporto a qualche altro, noi sperimentiamo sempre le fragilità, i limiti, le delusioni, le povertà. Il rapporto con l'assoluto ci spinge sempre a trascendere, ad andare al di là e anche a, a riuscire nella vita e perché tanti giovani oggi non riescono a sentirsi soddisfatti di quello che fanno, uh, vivono in questo perenne stato di uh, insoddisfazione, di irrequietezza che non li fa posare mai su una, scelta, su una scelta consapevole? Forse perché è superficiale il rapporto con il loro stessi religioso, e forse perché qualcuno vi ha abdicato o forse perché qualcuno lo vuole mettere da parte, o forse qual perché qualcuno non ci ha mai pensato. Però sarebbe importante da parte loro riscoprire la verità di loro stessi, e in questo la religione può dare un contributo solo se, come prima giustamente ci diceva Angelica, le cose, gli argomenti si trattano in una maniera più approfondita. Ovviamente. Posso fare io una Prego. domanda a Don Pasquale, come insegnante, come giornalista, ma penso anche a, a nome di tutti i ragazzi. Ma alla fine le conclusioni del Sinodo quali sono? Alla fine le conclusioni del Sinodo sono quelle che ci ha consegnato il Papa, dicevamo ecco, un po' di tempo fa. infatti perché le ha consegnate adesso noi abbiamo fatto l'inchiesta precedentemente a, sì. alle. Sì. Il Papa. Eh, come prima aveva accennato anche Anna Maria, sposta il baricentro dell'attenzione perché noi siamo spesso abituati a dire che i giovani sono il futuro mm -hmm. e appunto perché sono il futuro noi siamo tentati di non occuparcene subito. Mm -hmm. Spostiamo, spostiamo, dilazioniamo, ne parliamo più in là, tanto c'è tempo. Invece i giovani no, i giovani sono il presente della società, sono il presente della Chiesa e su di loro bisogna investire. E dobbiamo credere fortemente che i loro talenti possano essere messi a frutto in una società buona, nuova, ricostruita, rifondata sui valori della solidarietà, della fraternità, della gioia, della condivisione che proprio loro sentono così forti. Grazie. Prego. Avevi tutte le carte in regola per farlo. Sì. <ride> allora, dopo aver ascoltato Don Pasquale, le vostre riflessioni, abbiamo ascoltato gli amici che avete intervistato, ascoltiamo la voce di uno che sul campo c'è, un insegnante di religione. È in collegamento Skype il professor Nicola in campo. Oggi noi notiamo che i giovani vanno alla ricerca della felicità e magari questa felicità non riescono a trovarla perché loro hanno eh, come dire, un desiderio che non, eh, non viene eh, alimentato in modo particolare dalla famiglia, in modo particolare dalle altre istituzioni. E allora la scuola riesce a dare molto di più di quello che loro eh, vorrebbero. Voglio dire, le altre agenzie presenti sul territorio. Dovrebbero, secondo il mio modestissimo parere. Dialogare di più tra di loro, le parrocchie, le associazioni, i comuni, devono, devono dialogare perché i giovani, ripeto, vanno alla ricerca di questi punti di riferimento che purtroppo non hanno, non hanno a casa, non hanno in famiglia, non le hanno nell'ambiente in cui vivono e molte molte, ahimè, non ce l'hanno pure a scuola. Quindi noi dobbiamo trovare a tutti i modi di essere credibili oggi. Gli alunni, ma i, i, i giovani, i ragazzi in modo particolare, hanno bisogno di punti di, di riferimento. Purtroppo noi non siamo punti di riferimento, a volte siamo motivi di scandalo, a, sia, a mol molte volte siamo non credibili, a molte volte siamo persone da, da, come dire, da allontanare, da, tenere, da non tenere presente. e questo... Ci fa allontanare dalla realtà e soprattutto, come dire, crea un muro tra noi e i giovani proprio perché non siamo testimoni. Questo secondo me. È. E, e molto spesso i giovani stessi sono distratti da, da altro, da altro che ovviamente ah, non beh, è un riferimento giusto. Giusto, sono distratti perché vanno alla ricerca di modelli che non trovano. Uh -huh. Allora, per noi sono distratti, però loro vogliono, vogliono questi punti credibili, vogliono questi punti di riferimento. Ripeto, che non hanno. Noi, insegnando questa disciplina, ci rendiamo conto che eh, i giovani guardandoli negli occhi noi capiamo l'infelicità che vivono nelle loro case vero. nelle loro ambienti nel loro ambiente. e loro vorrebbero proprio con quel sguardo con quel modo di, di vederci vogliono ci chiedono aiuto e noi dobbiamo ascoltarli quello che manca a noi adulti è l'ascolto è vero è vero questo potrebbe essere un ottimo suggerimento anche per tutti coloro che si occupano di educazione e di formazione Professore, l'ultima domanda, poi la lasciamo libera, magari nel frattempo si può centrare meglio con la, la telecamera del telefonino perché noi ecco, siamo fieri anche di raggiungere i nostri ospiti con questo mezzo che ormai insomma, è diventato sì. utilissimo per questo. L'ultima domanda: un, ci sono tantissimi buoni motivi per avvalersi dell'ora di religione, me ne dica uno soltanto, eh, che potrebbe essere il principale, perché dovrebbero avvalersi dell'ora di religione ancora oggi? Gli ha più o meno eh, detti eh, i motivi. Magari sì, oggi si va alla ricerca, tutti andiamo alla ricerca della felicità. Noi proponiamo la via per quella, fel per quella felicità, la via per essere sereni, tranquilli, per trovare se stessi e per vivere questo mondo nel modo più bello, nel modo più sereno e dico proprio nel modo più felice. Io direi a tutti i giovani... Se andiamo alla ricerca della felicità, mettiamoci insieme, troviamo insieme un'unica strada, cerchiamo di capire qual è il progetto che questo Dio ha creato, ha pronto per noi e seguiamo. Perché questa è la vera felicità. Io questo è, 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 il, come dire, è la vera presenza a scuola, nella vita, in famiglia. Questa è la, Ripeto, eh, si sta insieme per essere felici. Non eh. si può trovare la felicità da solo. Stando non da si solo. può trovare la felicità con persone che sono di cattivo esempio. Noi dobbiamo avere una luce, dobbiamo vedere quella luce e in quella luce trovare il nostro percorso. Ecco perché l'ora di religione aiuta a capire veramente questo aspetto. Abbiamo ascoltato una voce autorevole che è sul campo di battaglia, se vogliamo chiamarla così, questa scuola, e qualcuno di voi già insomma, aveva espresso la sua idea sull'ora di religione. Alla fine è vero quello che ci ha detto questo insegnante, la ricerca della felicità, voi dove la, dove la fate? Dove trovate la felicità? Chi è che vuole rispondere? Secondo voi è giusto trovarla magari seguendo Dio? Seguendo le sue orme, le orme de, dei passi di Gesù. Vi è una cosa totalmente estranea, non ne conoscete il senso, è inutile. È una domanda un po' più personale, sul personale. La faccio a qualcuno di voi che vuole rispondere. Hanno abbandonato tutte le armi, i microfoni non le hanno più in mano. No, Angelica o oh, Michele, Vabbè. Girolamo, Michele, vai Michele. Qual è la domanda? <ride> <ride> Abbiamo sentito parlare di ricerca della felicità Utile per esempio avere fede mm? Seguire gli insegnamenti del Vangelo, di Gesù Vi trovate d'accordo oppure secondo voi sono tutte parole così? Campate in aria Sì, Maria, sì in sicuramente, sicuramente la felicità in simbiosi con la Chiesa può aiutare Perché magari, eh, magari parlo per le persone un po' più adulte rispetto a noi magari trovano la felicità andando in chiesa quindi trovando conforto in Dio o comunque in Gesù o una figura religiosa che può essere anche un sacerdote qualsiasi o un prete eh, parlando invece per noi giovani magari la felicità eh, si può trovare anche in chiesa per esempio nel mio caso io frequento una parrocchia quindi la felicità la posso trovare anche lì però comunque la felicità in generale noi la possiamo trovare anche Uscendo semplicemente di casa fuori, quindi sì, andando in giro anche nell'incontro con l'altro, con il sì, prossimo. Sì, con ecco amici. il punto di riferimento per voi giovani: chi è? Beh. Vanno tanto di moda questi influencer, queste figure sì. eh, fotomodelle, calciatori, personaggi che si sono fatti conoscere soltanto attraverso il web. Qual è il vostro punto di riferimento? Sì, e c'è da dire che molto spesso questi influencer, che sì. ormai vengono chiamati così, eh, non sempre sono un modello da seguire, perché molti influencer, sappiamo come sono, non, non si comportano come ecco. una persona dovrebbe comportarsi. Mm -hmm. Quindi diciamo che la figura che tutti noi giovani e penso tutti gli esseri umani dovrebbero seguire sono la madre e il padre che ci insegnano. Fin dalla, dalla nostra infanzia la vita come si affronta? I valori, i veri valori. I veri valori, sì. Mm -hmm. Può essere anche un sacerdote, un punto di riferimento, può essere un insegnante, eh, non soltanto di religione, insomma, un insegnante mm. di qualsiasi altra materia. Il, il risultato finale, adesso siamo qui che raccogliamo un po' i frutti, questa esperienza cosa ha dato ai ragazzi? Se qualcuno di voi lo vuole dire? Cosa ha lasciato anche agli insegnanti che hanno seguito questo percorso, questa nuova esperienza? Cosa ha lasciato a un sacerdote che magari è in ascolto, si è posto in ascolto? Perché magari qualche suggerimento è arrivato, è arrivato. anche oggi ecco, per andare avanti e seguire quello che dice Papa Francesco nel documento del Sinodo. Sapete, Papa Francesco dice ai giovani, a voi quindi, Dio vi ama e la Chiesa ha bisogno di voi ha bisogno di voi, perché noi un po' le idee le abbiamo terminate, siete voi quelli che avete tanti desideri, tanti sogni nel cassetto. Da chi partiamo? Dall'insegnante? Per me è stata una bellissima esperienza, io sono partita dal, diciamo, dal mio, dalla mia esperienza di giornalista e volevo diciamo, espandere in qualche modo quello che già faccio e volevo comunicarlo a loro, perché come ho detto prima probabilmente non avevano idea di cosa, di cosa aspettarsi. È stato bello anche collaborare con loro, andare a cercare i ragazzi, eh, pensare insieme a cosa fare eh, e io mi auguro che eh, per loro sia stata una bella esperienza, che io sia riuscita almeno ad aprirgli un piccolo varco eh, per magari un futuro, eh, non dico nemmeno da giornalista, però magari... Eh, Possono pensarci a fare qualcosa di attinente, eh, magari a scrivere o a collaborare con una televisione. Già che magari abbiamo piantato questo piccolo seme, uh -huh. secondo me è già un risultato. Eh, ma anche il fatto di, eh, averli, di aver spostato la loro attenzione dal, eh, dagli influencer a magari un influencer più in alto, più eh, autorevole, e eh, eh, eh. eh, quindi magari averli. Dirottati verso, verso la Chiesa e fa, avergli fatto capire che il sinodo poi è una cosa che è stata davvero fatta per loro e che qualcuno li pensa a loro. <ride> è vero, l'influencer vero eh, sappiatelo e sta in alto è Gesù. C'è un articolo a questo proposito, ve lo segnalo. Don Pasquale. Beh sì, eh, tanti stimoli mi sono venuti. Sono venuti a me eh, nella, nella mia esperienza di sacerdote, anche, anche ad altri sicuramente arriverà. E penso che l'atteggiamento che noi adulti possiamo avere nei loro confronti è quello dell'ascolto e dell'accoglienza: non dobbiamo fare chissà quali grandi salti mortali o ideare chissà quali eh, audaci progetti pastorali. Dobbiamo basare la nostra azione sull'ascolto e sulla condivisione. Penso che questa sia la chiave per una buona riuscita nostra, quindi della Chiesa, nei confronti, nei confronti dei giovani. Semplicemente questo. Ed è già tanto. È già tanto. Ragazzi, a voi com'è stata questa esperienza? Tiriamo un ultimo, tiriamo le somme, insomma, di questo lavoro, di questo percorso che avete fatto con la scuola e con il mondo del lavoro. Chi è che parla? Emo. E ci ringraziamo, Emo, eh. siamo arrivati alla fine, dobbiamo anche salutare. No. Sì, sì è, stata, è stata una bellissima esperienza, io ancora vi ringrazio tutti voi per, per questa grande ospitalità che ci avete dato, abbiamo sicuramente, parlo a nome della classe, imparato veramente tanto, quindi niente, siamo molto contenti dell'esperienza che abbiamo fatto e, e niente, que che questo seme che ha parlato prima la professoressa possa crescere ancora di più per farci crescere sia noi e sia chi vi sta accanto, e sia chi ci tanto, <ride> sì. anche noi adulti. Qualcun altro? Angelica? Michele mi ha rubato le parole di bocca, per cui... <ride> Vuol dire che erano... Non posso aggiungere. Sono da confermare, altro. sono da confermare. Un'altra domanda, chi di voi ha deciso di fare il giornalista da grande? Io. Cioè, ci, sì. ci siamo. Il cioè l'insegnante di religione? Mm, no, no okay. <ride> non ci sono ancora <ride> no. consensi. Eh. Dobbiamo presso, cercare ancora presso. il punto di riferimento giusto a scuola, mh, per quanto riguarda ovviamente l'insegnamento della religione cattolica. Grazie ragazzi, siete stati preziosi, in gamba. Vi auguriamo il tante, meglio. È il vero, meglio. tante belle cose, il meglio per il futuro, ma anche da adesso mettetevi in moto, lo dice Papa Francesco. Mm? Ok? Grazie al liceo Roncalli, grazie all'insegnante. Io voglio ringraziare te innanzitutto, Don Pasquale, ma anche Stefano Campanella, il direttore, il direttore. e Massimo Nocco che ci, ci hanno accompagnato in questa avventura e sono stati molto disponibili. E grazie a Padre Pio TV per averci accolto e per questa bella esperienza. Grazie, grazie a grazie tante. si è respirata un'aria molto fresca. <ride> insomma. Si sentiva, si sentiva il giovane qui dentro, noi che non lo siamo più. Carinissimo Don Pasquale Pio di Fiore a ad averci fatto compagnia da guida, il nostro punto di riferimento. Grazie ancora di cuore. Grazie. A te. E noi ci mettiamo nelle vostre mani. <ride> Grazie ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.